di nuovo assieme per il nostro appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000. La puntata di oggi è dedicata al mondo del volontariato, un volontariato che si impegna in particolar modo per i bambini di tutto il mondo. Abbiamo con noi in studio Maria Cristina Zoleo, che è la presidente del comitato provinciale di UNICEF. Ben trovata Maria Cristina. Grazie dell'invito. Grazie del tempo che ci dedica per raccontare quanto fa anche la realtà locale bellunese di UNICEF, quindi a favore dei bambini, di tutti i bambini, che siano bellunesi, ma che siano anche in tutto il mondo, insomma, l'impegno è universale. Il mese di novembre, Presidente, è infatti un mese speciale per UNICEF. Sì, assolutamente sì, in quanto nel mese di novembre si celebra, il 20 novembre, la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, voluta dall'ONU il 20 novembre del 1989, a tutela, appunto, per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Praticamente ONU ha voluto anche la nascita di UNICEF nel 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio per aiutare i bambini vittime della guerra. E questa tutela, questa promozione continua dal 1989 ad oggi. L'Italia ha approvato la convenzione nel 1991 con legge 176. 190 stati hanno aderito a questa convenzione, cosa vuol dire che si sono impegnati giuridicamente per la tutela dei bambini e degli adolescenti, tant'è che uno degli articoli opzionali della convenzione è proprio quello di poter replicare, di poter chiedere giustizia a proposito, ad esempio, dei bambini che sono stati violati. Quindi una convenzione quanto mai attuale, quanto mai significativa, tenendo conto per esempio anche della drammatica realtà che si sta verificando, che caratterizza il cuore dell'Europa, mi riferisco alla guerra in Ucraina. Certo, ma non solo, parliamo del Pakistan, parliamo della Somalia, cioè noi presidenti, sette presidenti del Veneto, con una presidente regionale, la dottoressa Mariella Andreatta, siamo, come dire, informati quotidianamente dall'UNICEF di Roma, l'UNICEF nazionale, della situazione nel mondo. Abbiamo una rassegna stampa, chiamiamola così, di tutto quello che succede nel mondo ed è una cosa devastante. Leggendo questi dati, io credo che ciascuno di noi non possa assolutamente rimanere indifferente. Questa è la motivazione per la quale io continuo ad impegnarmi per i nostri bambini. I nostri bambini, sottolineo, i bambini del mondo sono i nostri bambini. E proprio fra le tante attività, le tante iniziative quindi che vengono messe in atto per aiutare queste persone, questi bambini indifesi, ricordiamo per esempio la più recente che si è svolta al Teatro Comunale di Belluno il 10 novembre scorso, Presidente. Certo, beh, di questo innanzitutto credo sia doveroso un applauso ai bambini, ai genitori e un ringraziamento di cuore alle insegnanti che voglio nominare. Sono Anna Riolon, Istituto Comprensivo 3 con le scuole elementari, Gabelli, Castion, Badilette e Borgopiave, e Giorgia Riolon con gli ex studenti del liceo del musicale Rainier e Katia Della Vecchia del coro Arcobaleno di Limana. Ecco, desidero ringraziarle, è stato un concerto bellissimo, partecipatissimo, avevamo 646 persone, lo dico e sono orgogliosa di questo, Belluno, città della solidarietà. E come dire, questo concerto, secondo la mia modesta opinione, ha avuto anche da un punto di vista umano, pedagogico, un duplice significato. Perché dico questo? Perché educare i bambini alla solidarietà è molto importante, ma non solo. I bambini hanno bisogno di leggerezza. Dopo, come diceva giustamente lei, questo periodo difficile che ha segnato la vita di ciascuno di noi, io credo che i nostri ragazzi, i nostri bambini abbiano bisogno di avvicinarsi al teatro, all'arte, alla musica,
E qui torno alla Convenzione, all'articolo 31 della Convenzione per l'infanzia e l'adolescenza, che dice appunto che l'importanza dei bambini di giocare, no? L'importanza dei bambini di riposare, l'importanza di fare in modo che i bambini possano vivere in un ambiente positivo. Io credo che il concerto di giovedì 10 dicembre, ma anche 10 novembre. Chiedo scusa, 10 novembre, ma anche l'apertura della rassegna musicale, della rassegna artistica Comincio dai tre con Daniela Nicosia, con la quale abbiamo cercato di fare appunto questa apertura in maniera incrociata, ecco, sia un momento particolarmente importante per i nostri bambini e per i nostri ragazzi, perché sono anche convinta che il fatto di poter avvicinare i nostri bambini, i nostri ragazzi all'arte e alla cultura, diamo loro la possibilità di acquistare conoscenze, competenze e abilità che sono assolutamente utili per il presente, ma anche per il futuro. Perché dico questo? Perché dobbiamo sviluppare quella che si chiama psicologicamente e pedagogicamente l'intelligenza emotiva dei nostri bambini. Cosa vuol dire intelligenza emotiva? Significa corrispondenza mente e cuore per poter reagire alle emozioni, per poter affrontare la vita di tutti i giorni. Credo che ciascuno di noi, ma educhiamo intanto i nostri bambini, abbiamo bisogno di questi momenti positivi. Certo, cominciare proprio dai più piccoli, che sono i nostri cittadini comunque del domani e quindi la società anche futura. Certo. E mentre noi parlavamo, Presidente, abbiamo visto infatti alcuni spezzoni, alcune immagini che hanno rappresentato questo concerto, i bambini per i bambini, note di solidarietà. Io ricordo ovviamente che assieme al Comitato Provinciale di UNICEF c'è stata la collaborazione della Fondazione Teatri delle Dolomiti e, come diceva, il TIB Teatro. Un concerto quindi anche orientato infatti alla solidarietà, Presidente. Sì, assolutamente sì, perché, chiedo scusa, ma insomma la voce bassa, sì, orientato alla solidarietà perché abbiamo raccolto, lo dico proprio pubblicamente, 1.200 euro che la nostra tesoriera, Manuela Sito, tesoriera e segretaria UNICEF, insieme a Lorenza, erano presenti appunto giovedì 10 novembre, abbiamo già spedito a Roma. Perché? Perché abbiamo bisogno di aiutare i bambini di tutto il mondo e di aiutarli proprio a superare un momento difficilissimo contro la malnutrizione infantile. Come dicevo poco fa, se noi leggiamo i report che arrivano da Roma, sono terrificanti. Senta, Presidente, parlando di iniziative quindi orientate alla solidarietà, vi è un'altra progettualità che è proprio una tradizione, un simbolo di UNICEF, mi riferisco alle pigotte. Sì, la nostra, il simbolo proprio, ho detto bene, il simbolo di UNICEF, la famosa pigotta, nata nel 1988 a Milano ad opera di una volontaria. E queste nostre pigotte, beh, all'epoca questa pigotta era costruita con materiali semplici, materiali possiamo chiamarli di scarto, di avanzo, insomma. Adesso queste pigotte nel tempo sono evolute e adesso sono delle meravigliose bambole di pezza in cui è segnato il nome e il cognome della volontaria che l'ha costruita. Ecco, ne stiamo vedendo qualcuna, certo. Queste sono quelle che sono state realizzate per esempio lo scorso anno, Presidente. Sì, sì, sono sempre gradite comunque le pigotte a Belluno, sono sempre gradite, sono sempre accolte proprio per la ragione intrinseca, no? Questa solidarietà che, ribadisco, a Belluno eccelle il tema della solidarietà. Abbiamo tantissime associazioni di volontariato e credo che proprio tutte le varie associazioni di volontariato, ma voglio nominare la Dafne ad esempio, si stanno occupando in questo mese di promuovere i diritti dei bambini.
Io ho voluto portare al concerto del 10 novembre anche il libretto della Convenzione dei diritti dei bambini. L'ho distribuito a tutti i bambini delle scuole elementari, quindi delle scuole primarie, e ai bambini delle scuole, i ragazzi più adulti, abbiamo dato la convenzione più elaborata, più specifica, diciamo così. Credo che possa essere utile per i bambini sapere quali sono i loro diritti e quali corrispondono inevitabilmente doveri, quindi rispetto di se stessi, ma rispetto anche delle altre persone. Certo, questo è importantissimo e ovviamente renderli consapevoli, appunto come diceva, partendo dall'informazione, partendo quindi dall'educazione. E ci diceva, Presidente, che l'iniziativa delle Pigotte ritornerà nel mese di dicembre anche quest'anno, quindi. Sì. Assolutamente sì, nel mese di dicembre apriremo il nostro storico negozio sotto Porta d'Oiona, negozietto, dove verranno esposte queste meravigliose bambole che le nostre splendide volontarie bellunesi stanno confezionando già da tempo a Belluno, quindi sotto Porta d'Oiona credo dal 4 dicembre fino alla vigilia di Natale, poi a Feltre in Largo Castaldi con la mitica volontaria che ha 90 anni, la signora Alfa, e poi a Dagordo nel mercato del mercoledì, mi pare, però i dettagli li comunicherò alla stampa quando più avanti, quando comunque avrò. Un bel gesto anche per un dono natalizio sicuramente. Un bel gesto, assolutamente sì, per un dono natalizio, perché appunto carico di significato e di amore, no? Natale è proprio la festa dell'amore, della famiglia, della solidarietà, e poi verranno ovviamente venduti anche dei gadget che UNICEF ci ha inviato, che sono anche molto carini, molto, vedo, anche apprezzati, insomma. Un'ultima domanda, Presidente, abbiamo solo un minutino di tempo, quindi proprio un accenno, ma poi ci ritorneremo anche su questo. Un'altra tematica significativa è quella dell'allattamento, del sostegno quindi anche alla maternità. Certo, sostegno dell'allattamento al seno, perché noi sappiamo tutte quanto importante sia l'allattamento per un bambino e anche per la donna, perché per il bambino praticamente è una specie di vaccinazione, soprattutto nei primi mesi di vita. Il bambino viene vaccinato attraverso il latte materno, cioè non soggetto a delle malattie che possono comunque capitare. Come UNICEF cosa intendete fare? E come UNICEF abbiamo organizzato insieme al Soroptimist Club Belluno Feltre un'esposizione di quadri, l'abbiamo iniziata praticamente all'inizio di quest'anno, che vorremmo esporre nel corridoio di ostetricia e ginecologia, solo che causa Covid non possiamo ancora accedere in maniera, come dire, significativa in ospedale. Quindi i quadri sono a casa della splendida Manuela Fontana, la nostra pittrice, che ha dipinto dei quadri, anzi io chiedo da subito che se Telebelluno potrà intervenire, perché sono veramente belli e sono il tema, l'oggetto di questi quadri è proprio la mamma, il bambino, la famiglia, quindi un inno alla vita. Ecco, chissà che comunque questo sia d'auspicio anche questa ulteriore anticipazione che abbiamo dato, in modo che si riesca presto. Speriamo. Comunque a fruirne anche di questa mostra. Io ringrazio ancora Maria Cristina Zoleo, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF. Ci ritroveremo ancora, Presidente, per continuare queste belle conversazioni. Grazie ancora. Grazie a Telebelluno sempre. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.